Ente italiano audizioni radiofoniche EIAR. Proclama del capo del governo. Parla sua eccellenza il maresciallo Pietro Badoglio. Il governo italiano, riconosciuta la impossibilità di continuare la impari lotta contro la soverchiante potenza avversaria, nell'intento di risparmiare ulteriori e più gravi sciagure alla nazione, ha chiesto un armistizio al generale Eisenhower, comandante in capo delle forze alleate anglo-americane. La richiesta è stata accolta. Conseguentemente, ogni atto di ostilità contro le forze anglo-americane deve cessare da parte delle forze italiane in ogni luogo. Esse però reagiranno ad eventuali attacchi da qualsiasi altra provenienza. Il campo per prigionieri di guerra di Servigliano era uno degli 80 campi fascisti in Italia. Era stato costruito nel 1915 per ospitare i prigionieri austro-ungarici. Fu poi riaperto nel 1941, quando iniziarono ad arrivare i prigionieri greci e, dal febbraio 1942, prigionieri alleati catturati in Nord Africa. Nel settembre del 1943, quando fu firmato l'armistizio, conteneva circa 2.000 uomini. Quando la popolazione di Servigliano venne a conoscenza dell'armistizio, ne fraintese il significato. Non sarebbe stata la fine del conflitto, anzi, il contrario. Si stava scivolando verso la guerra civile. Nel campo, tuttavia, si udivano grida di giubilo dal paese. Queste grida giunsero fino alle orecchie dei PG. C'era un gruppo di paracadutisti britannici, gli ultimi catturati in ordine di tempo. Tra essi anche Mr. Kilby. Erano i più intraprendenti e avevano deciso di rompere il muro per darsi alla fuga. Avevano iniziato nel pomeriggio del 14 settembre e verso le 22 il lavoro era quasi completo. Cerchiamo ora di ricostruire le ultime ore della storia del campo che ebbero come conseguenza lo sbando e la fuga in massa. Ogni campo per prigionieri di guerra al suo interno ha una gerarchia. Questa organizzazione interna si disgregò con l'aumentare delle notizie confuse e contraddittorie che arrivavano oltre le mura del campo. Hegarty, il graduato inglese responsabile dei prigionieri di guerra, era nel pallone. Era ormai il 14 settembre e un uomo soltanto nel campo aveva le idee chiare. Si chiamava Miller ed era un medico. Egli prese in mano la situazione e, dopo aver ascoltato tutti, diede l'ordine di prepararsi per la fuga. Aveva maturato questa decisione dopo un colloquio animato con l'interprete del campo, Cusani, il quale lo aveva messo in guardia sul fatto che nessuno avrebbe dato l'allarme se i tedeschi fossero arrivati all'improvviso. Il pomeriggio del 14, Miller convocò i prigionieri nello spazio adunata. Fece distribuire molte copie di una mappa dell'Italia che aveva nascosto. Restava solo una cosa da fare: parlare con il comandante Enrico Bacci per avere il permesso di evacuare il campo senza spargere sangue. I prigionieri non volevano fare la fine del topo in trappola.
Il colonnello Bacci era un uomo attempato, reduce della Grande Guerra. Servigliano doveva essere un premio per lui, un posto tranquillo per una serena vecchiaia. Non fu così. Nelle giornate successive all'8 settembre si recò più volte a Porto San Giorgio. Chi sarebbe arrivato prima, l'esercito alleato oppure i tedeschi? A chi avrebbe consegnato i prigionieri? Certo, si trovava in una posizione spiacevole, tra l'incudine alleata e il martello tedesco. Difficile dire quanti pensieri lo abbiano attraversato in quei giorni. Certo è che passava molte ore lontano dal campo e la situazione gli stava sfuggendo di mano. Prima però occorre vedere cosa stessero facendo nel frattempo le guardie sulle loro torrette di avvistamento. Secondo quanto hanno testimoniato due di loro, Desiderio Orlando e Primo Barchetta, a Servigliano le sentinelle erano rimaste al loro posto, a differenza di altri campi dove avevano disertato subito. Le guardie vedevano quanto succedeva nel campo e tenevano d'occhio quei ragazzi che stavano rompendo il muro. Esse spararono in aria quando il primo paracadutista britannico tentò di fuggire. Erano circa le 22 quando Bacci acconsentì di ricevere il capitano medico Millar nel suo ufficio. Era presente Cusani, l'interprete. Il colloquio si trasformò ben presto in un'animata discussione. Ma che diamine sta succedendo là dentro? I miei uomini chiedono di scappare. Sciocchezze. Non vogliono fare la fine del topo. Vi proteggeremo noi dai tedeschi. Proteggere o consegnare? Cusani, che succede? Hanno aperto un buco nel muro. Commander, I told you we cannot wait any longer. Avevo detto, my men want to escape. I miei uomini vogliono give scappare. The order immediately. Non possiamo please. Più trattenerli. Non c'è tempo da perdere. Senta, capitano. Sono io il comandante del campo e non mi renderò responsabile di questa fuga. Traduci. Listen, Captain. I am a camp commander. I don't want to be responsible for this escape. Okay, Commander. Tell us what to do then. Dice allora cosa deve fare. Non ne ho la più pallida idea. I haven't the foggiest idea. Great. Al comando del campo. Mi sono adoperato per cooperare con le autorità italiane. È stato deciso di evacuare il campo immediatamente. Perché noi crediamo che i tedeschi siano vicini. Io desidero salvare i miei uomini. Mi assumo tutte le responsabilità dell'evacuazione. E garantisco l'ordine. 14 settembre 43. Commander, with your permission, I would like to go back to the camp. Con il suo permesso, comandante, io ritornerei al campo. Tell the guards not to shoot any of us, please. Dia l'ordine alle sentinelle di non spararci addosso.
Erano da poco passate le 22:30 di quella serata di settembre, quando gli altoparlanti del campo gracchiarono un ordine che si impresse nelle menti di tutti quelli che lo udirono, e non poteva essere più chiaro. «Non sparate! Lasciateli scappare!» E scapparono tutti i prigionieri di guerra da ogni porta e cancello, e le guardie con loro. Furono circa 30.000 i prigionieri di guerra in Italia che si diedero alla macchia all'indomani del repentino armistizio. Essi si trovarono a chiedere cibo e protezione ai loro supposti nemici. Molti di loro trovarono accoglienza presso i contadini delle zone rurali d'Italia fino alla liberazione. Siamo a Penna San Giovanni, a casa di Lorenzo Falcioni, la tenera età di 92 anni tra qualche giorno, per ascoltare direttamente dalla sua testimonianza, dalle sue parole, cosa successe in quei giorni nella sua zona e quindi a casa sua, nei giorni immediatamente successivi alla fuga dal campo di prigionieri di Servigliano. Sì, io, come ripeto, il fosso di Saletta è un fosso che arriva qui sotto al bivio Piemonte San Martino e finisce sul fiume Tenna. E fu saputo che su questo fosso c'erano nascosti degli inglesi, ma non eravamo sicuri perché stava lontano 500 metri da casa mia. Siccome a quei tempi l'acqua corrente non c'era, in genere tutte le famiglie c'avevano una piccola fontanella, una sorgente piccolina, oppure andava lì in foccia a prendere l'acqua. Però c'era la famiglia Gramandi, che era proprietaria di questo posto, questo fosso, chiamiamolo. Lì su un punto di questo fosso c'aveva una fontanella e ci andava a prendere dell'acqua. Mio padre, il 14, 15 forse, il 15 perché io non sono molto preciso con le date, vado a beverare le mucche là, alla foccia, a Fonte Focciano, lontano 600-700 metri da casa. La incontra una Gramandi con la brocca sulla testa e papà gli fa: come mai sei venuta a pigliare l'acqua qua a Foccia? Non ci sei mai venuta. E se ti muovi stamattina sono dietro io la fontanella a pigliare l'acqua, ero misto la brocca sotto per raccogliere quest'acqua, all'improvviso sono usciti due uomini in parole così, e mezzi nudi perché andava con i pantaloncini. E mi sono scappata via, sono lasciato lì tutto e mi sono scappata via. E sono venuto a pigliare l'acqua qui Foccia. Allora mio padre venne a casa, disse lì a casa, quando venne su casa, disse: ma sai che qua il fosso di Gire ci sta l'inglese? Deve essere negli inglesi. E il mattino dopo abbiamo preso 2-3 fili di pane e non mi ricordo che cos'altro e siamo andati là. Su questo posto era un boschetto, perché questa famiglia Gramandi faceva lì i bachi da seta e c'aveva le piante dei gerci. I gerci si erano chiusi e degli rovi, aveva fatto una specie di cose. E infatti andassimo là e c'erano questi inglesi, ce n'erano 7, 8, 10 forse, tra i quali c'era un inglese che parlava qualche parola in italiano, si chiamava Jimmy Wilson, era un maresciallo dell'esercito inglese. E lì fu dato questo pane, così quell'altro, capito? Ma poi non parlavano, non c'era motivo di fare colloqui, perché nessuno, eccetto questo maresciallo, in genere nessuno parlava l'inglese.
e lì c'era una famiglia lì sopra, cosiddetta, dove stava Figitra, c'era una famiglia Ciurì, mi sembra tanto, che era stata in America del Nord e sapeva dire qualche parola in inglese. E così fu mezzo salutati, siamo andati a casa. Da questi c'è stati circa dal 15-16 settembre fino all'ultimo, il primo ottobre lì, sottoposto. E ce n'era un altro gruppo più in basso, andando verso il fiume, un altro gruppo che ne era un'altra decina di inglesi, quelli stava sul territorio, sulla proprietà era di Michele Vecchi, e dove c'era il contadino c'era Oreste Zega. E c'era una cosa d'acqua, come un laghetto, dove Zega ci andava ad abbeverare le bestie, e loro avevano fatto un posticino lì. La famiglia Zega era 7-8 persone in famiglia, però non basti vedere che portava da mangiare a questi inglesi laggiù dentro questo. Siccome lì c'era un posto che ci abbeverava delle bestie, metteva, attaccava una specie di 13 a 16 anni demi, una specie di slitta come quelle della neve. Metteva un canestro con della pasta asciutta lì dentro a questa traghetto, questa slitta, e andava là, faceva finta che abbeverava le bestie e dava a mangiare a questi inglesi. E noi altri lassù uguale, io papà il giorno dopo ci siamo uniti pure, ho portato l'uomo del formaggio, ho portato un po' di rovino, una forchetta per mangiare, un bicchiere, qualcosa per bere. E così si è messo a parlare, ha preso amicizia mio padre con Jimmy, il maresciallo che parlava un po' l'italiano. E parlando questo e quell'altro, quest'altro, dice papà, dice ma, dice qui, perché noi qui stare bene, dice questo maresciallo, ma è vero che state bene perché il tempo è buono ancora, non piove, non nevica, no, ma qui è al mese di novembre e venere, ne fa la neve, piove, il tempo è cattivo. E come fate dopo? E bisogna che trovate qualcosa da coprirvi, da mettere addosso. Ma stiamo bene, guarda che allora papà disse, io Jimmy ti voglio avvisare una cosa. Tu qui non stai sicuro affatto, non stai affatto sicuro. Perché qui sopra a 50 metri c'è la strada che da Monte da Pena San Giovanni va a Monte San Martino, questa provincia. Dall'altra parte ce n'avete un'altra che da Pena San Giovanni va giù a Piane di Falerone. Dunque, se vi stringe qui in mezzo è difficilmente che ne potete salvare qualcuno. Questo inglese era fiducioso di stare bene lì, di non avere noie, ecco. E allora, parlando lì un po' con papà, e poi questo Jimmy disse che ma poi se camerati venire su subito, stava a Monte Cassino, l'esercito inglese americano stava a Monte Cassino. E papà gli disse, sarà che verrà, ma io non ci credo che venga su tanto presto. E allora se ci fu salutati lì, dice stai attento, metti qualcuno le guardie, sta attento perché può darsi che dell'altra prendete qualche sorpresa. Ma lì l'aveva conosciuti, qui a Pena San Giovanni, su in paese, l'aveva conosciuti molte persone. C'erano certe signorine sfollate di Roma, c'erano le battaglioni, c'era tutte queste che erano i giovanotti, gli uomini, non c'era perché stava sotto le armi. E io cominciò a portare i dolci, a portare roba dei liquori, a portare sta roba. L'ultima volta che ci siamo stati là, mamma fece un piatto di pasta così grosso, con una canestrella, io di una parte la manichetta, e zio Marini dall'altra parte, per non far vedere tanto, per non dare tanto sudoci, gli fu portata là.
A prima non mangiava perché aveva paura, capito? Ma dopo la fame c'era e mangiava tutto. Verso il, perché io non sono preciso come date, però verso il 26-27 di settembre, era verso le mezzogiorno, poco più il mattino, e noi stavamo lì San Bartolomeo, lì quell'aria lì San Bartolomeo, e si vedeva, prima le strade erano pulite perché la gente faceva la legna, faceva tutto. E i due camion, tre camion militari inglesi e tedeschi scendere giù su questa strada. E allora io chiamo il papà, dico papà, come che succederà? Dico, ci sta venendo io due o tre camion tedeschi. Dico papà, dice, che ne so. Arrivati all'altezza lì, dove di gira c'è la casa di Scarpò, di Ennio, che adesso ci ha fatto la fabbrica Cosu su Roma, lì ha fatto quella specie di cose che si era affitta agli inglesi, e così. Poco più avanti c'è una curva e là c'è un appezzamentino di terra che ancora esiste come era prima. Questi si sono fermati lì e poi sono andati verso questo appezzamentino di terra e si sono trovati sopra a questi inglesi che stavano lì. Però si dice, perché io questo non ho visto, che con loro portava il maresciallo dei carabinieri di Penna San Giovanni, che sta a Penna, che ancora erano armati, non erano disarmati. Questo maresciallo, essendo un antifascista proprio, abbia sparato per aria con la pistola. E di conseguenza questi sono scappati via la vita. Passati mezz'ora circa, da quando questi inglesi e tedeschi erano arrivati e ancora stava lì, come quando uno è ragazzo e non c'ha paura del pericolo. Con i marini lì, dico, in dialetto marchigiano, volimo a vedere che è successo là dentro un fosso. E dico, e siamo di là, c'era la strada giù da Gramanti. Poi in questo momento lì la curva c'era un crepuato di terra, sotto c'era una fratta di spini neri circa cucerta e c'era un viottolo in mezzo a questa dove ci si passava tutti, capito? Solo non doveva andare da un altro orecchio per dire, passava lì, attraversava il fosso e trovava la parte dell'auto. E siamo entrati su questo viottolo, quando siamo anche la strada dopo faceva così, poi scendeva un pochettino giù, scendeva così. Sul punto che questa strada scendeva, ci siamo incontrati con i tedeschi che venivano via. Portavano i soldati, io portavo chi portava il mitragliatore sopra le spalle, chi portava cosa, chi portava il mitra, come si vede sul film. Allora io e lui ci siamo messi tra mezzo a questa fratta per farli passare, capito? Perché mi passa vicino, questa verità è sacrosanta, mi passa vicino un soldato tedesco e col fucile e un calcio, ma io ero 11 anni e mezzo, ero piccolo tedesco, e mi struscia sulle zampe questo moschetto, e vado io così per pigliare questo piglia si voleva dalle spalle sue e io appende a me, ma a me mi tocca per terra, okay. Poi se l'ho ripresa e mi ha detto schiaffito e si dite via tutti quanti, noi altri siamo continuati, siamo arrivati giù dentro, non c'era nessuno, ecco, siamo andati giù dove stavano questi inglesi nascosti
e c'era ancora qualche pezzettino di pane per terra, qua e là, capito? Qualche propria scarpa, una scarpa, una cosa, ma non c'era nessuno. In mezzo a questo spazio, a questa aiola, come si dice, c'era un ginepro grossissimo, largo, circa 3 metri di diametro e alto su. Da questo all'improvviso, no, di freghi, sai, c'è sempre un po' paura, no? Il coraggio ce n'era, ma la paura era io. Abbiamo visto che si muoveva un po', capito? Si muoveva. E alla costa alla fine è uscito un inglese, che si era nascosto dentro a questo ginepro. Questo inglese fa: andate via tedeschi? E noi altri abbiamo risposto sì sì, e andate via, non ci sta più nessuno. Questo raccolse 2 o 3 pezzettini di pane e poi, ma quelli di sopra aveva avvisato quelli di sotto, erano andati via tutti, capito? E così i tedeschi non ne prese neanche uno quella volta lì. Quindi Lorenzo, abbiamo detto, tu all'epoca avevi 11 anni e mezzo, e quindi certi diciamo problemi, certi interrogativi non te li ponevi, ma tuo padre, i tuoi insomma, sapevano benissimo che allora chi dava rifugio, protezione, ospitalità a truppe nemiche, tra virgolette, quindi in questo caso a dei fuggitivi dal campo di concentramento di Servigliano, rischiavano addirittura la fucilazione. Diceva quelli della zona di San Bartolomeo, perché io sono nato a San Bartolomeo e più che solo dalla zona mia, capito? Perché delle altre parti l'ho inteso dire, ma non è che l'ho vissuta di persona. Diceva solo questo, anche mamma, e che possa tenere i nostri come noi teniamo questi. Solo questo, capito? Diceva. Non è che c'aveva odio, non è che parlava con odio, perché quelli aveva sparato a un italiano là in Africa, e, capito? Aveva sparato Pinco Pallino. Questo non è, la gente non ne parlava. Diceva solo questo, possa tenere i nostri come noi teniamo questa gente qui. Come noi spediamo questa gente qui. La gente non aveva odio per nessuna ragione. Per nessunissima ragione c'aveva odio contro a questi inglesi. Però ti devo dire, la sera che è venuto lì a casa, capito? Dopo questa fuga dai tedeschi, che non ne prese neanche uno, perché la situazione si combinò in quella maniera, e non ne prese neanche uno, tutti quanti uscirono senza nessun problema. Era verso i primi di ottobre, i 2 o 3 forse. E stavamo quasi vicino al fuoco, perché per i tempi si accendeva un pochettino di fuoco e si metteva vicino al fuoco, lì, senza luce elettrica, senza acqua corrente, senza niente di niente dentro casa. Una cedilena, mi pare, c'aveva papà una cedilena che era di una moto. Le prime moto erano qua le cedilene e non c'aveva la dinamo. Bussa alla porta d'entrata di casa, c'era 5 metri di corridoio e poi c'era la cucina, senza sopra, si vedeva la luce del sole. E papà va a aprire, era questo Jimmy. Possibile Armando entrare? E perché non è possibile, papà gli fa? Perché non è possibile entrare? Vieni, vieni. Vieni là, si mise a sedere più la sedia, perché le sedie le aveva fatte papà da sé, c'era. E si mise a sedere lì insieme con noi altri. Si mise a raccontare che lui da quel fosso lì di Saletta era andato a Amandola, dice lui, a Amandola, ma non a Amandola proprio, qui a San Cristoforo. Io dice andare a San Cristoforo, a Mandola, diceva, di una donna, una certa Vignaroli,
tutte donne, nessun uomo, perché stava sotto le armi, gli uomini, capito? Queste donne, Armando, tanto cattive, tanto lavorare e niente mangiare. E allora gli fa Armando, dice: io, se tu non vuoi, io sto a casa tua. Io militare dormire in campo, E dice: no, perché è molto pericoloso, io dormire in campo. E papà gli rispose, Jimmy, dice: no, tu adesso dormi a casa, non dormi a campo. Vediamo come si presenta la situazione. E finché io riesco a conoscere, a anticipare gli eventi, dice: tu dormi a casa, non campo. Dopo papà giù in campagna su una pianta, un albero grosso, ci aveva fatto una catasta di fascine di legna, ma dentro vuota, che se c'era pericolo uno scappava via e poteva nascondersi lì dentro. Però, come dico, c'è stato fino a... tutti i giorni stava lì, andava in genere in coppa con mio padre. Con mio padre si capiva bene, capito? Se cosava, se... E appresso a nonna, tutto il giorno, nonna, gli faceva la politica, capito? Nonna, che ai tempi c'era la chiave, la roba delle salsicce, questa roba lì era sotto chiave. E ogni tanto lo vedevo che portava un pezzetto di salsiccia, capito? Gli era data nonna. A me mi ci facevamo corabbio perché io non ce n'ho manco un grammo. Io andavo a scuola tutto il giorno, la sera, e le cose si sapeva andando a scuola, 43, capito, 43, 44, si sapeva le cose di pericolo, là c'erano i fascisti, là c'è stato i partigiani, questo e quell'altro. Visto che Lorenzo ha una memoria veramente eccezionale, ricorda ogni dettaglio che veramente rende l'idea di quale fosse la situazione, voglio chiederti, ricordi per quanto tempo questi due inglesi sono rimasti a casa tua? A casa mia, quello che stava da zia, certo, Carlof, ma io sinceramente non me lo ricordo e non l'ho mai visto, perché quello non uscivo mai. Stava nascosto tutto il giorno, c'aveva una cantinetta, zia, della casa della cugina, c'era due o tre volte, è stato sempre nascosto lì dietro. E non è mai uscito da lì dentro, mai. Dunque no, non è che ce l'ho molto in pratica, ci ho parlato, ci ho cos'altro, capito? Quello deve essere andato via quando sono arrivati gli inglesi, forse nel 44 aprile, maggio, non so. Invece quello che stava a casa mia, Jimmy, è passato Natale, è passato la neve, è passata la cosa, è passato, si era fatto amico con la tua parente tua. Tutte queste storie. Una sera stavamo vicino al fuoco e fa mio padre: Armando, io andare in Inghilterra. Come andare in Inghilterra, papà? Gli fa: adesso che stiamo quasi per che gli inglesi, i camerati vostri arriva qui, tu vai via a quello pericolo che te ricappa, ti porta in Germania. No, San Armando, io vado in Inghilterra. E papà gli disse: a me mi dispiace che te trovi male, ormai ci abbiamo fatto tanti sacrifici, è perché devi rischiare ancora di più. Questo si è messo sulla testa da lì, via, quella era la mamma. Una sera gli prepara un po' di roba per mangiare, per portarlo a cucire a piedi, doveva andare a Porto San Giorgio con la speranza di potersi imbarcare giù a Porto San Giorgio. Infatti fu preparato tutta questa roba, ci salutò lì, salutò tutti, papà, mamma, mia sorella,
e partì. Passati 15 giorni, circa, forse più, forse meno, adesso il preciso proprio no. Fu verso mezzanotte, la una, lì c'era una finestra che dava lì la camera, papà, io andavo da fuori, lì sotto, se fosse, fu inteso chiamare, ecco, chiamare Armando, Armando. E papà si aprì la finestra, era Jimmy che era tornato. Vine su a casa, si era portato le sigarette, si era portato le sigarette, non si trovava il contrabbando, non si trovava quelle regolari. Gli ha portato un po' roba, portava un fazzoletto di tela con tutta la piantina da Porto San Giorgio fermo, tutta la topografica, capito, tutte le ville, le cose, le contrade. E disse Armando, io stavolta non siamo potuti imbarcare perché i tedeschi pattugliare spiaggia tutto giorno e notte. Però adesso fra una decina, 15 giorni, adesso che mi devo mettere d'accordo gli amici, andiamo via, o andiamo in Germania o andiamo in Inghilterra. E papà dice, ormai hai fatto volontà tua, fanno in modo da fare qui, sta qui a casa, io ormai non ti dico niente, ormai è passato, non c'è il pericolo, è quasi zero. Però infatti dopo circa 20 giorni ripartì con un mamma solito, con tutto che aveva preparato per mangiare. Dice, io Armando, se vado in Inghilterra vi trasmetto un messaggio. La rosa è rossa, ma ne trasmette, noi la radio non ce l'avevamo e non c'avevamo neanche la corrente elettrica. Si andava da Zega, che c'aveva un Marelli abbastanza potente, che si sentiva i messaggi, capito? Trasmetteva i messaggi. Ma siccome che non era a casa nostra la radio, era a casa di Zega, e questo messaggio noi altri non l'abbiamo ascoltato, ecco. E finì così, finita la guerra, finito quando fu, forse io qui, ma qui che non sto proprio a posto con la data. Certo. Quindi Lorenzo, se ho ben capito, una volta partito questo Jimmy, di lui no, praticamente non avete avuto più notizia e... Fino a quando? Non abbiamo avuto più notizie fino, mi sembra tanto che il fronte era Bologna, dunque 46, 40... Un giorno stavamo lì, un appezzamentino di terra poco lontano da casa, stavamo là, io non neanche ero andato a lavoro, andavo la mattina a Mosca. Arrivò un camion militare, sempre, perché era quelli civili dove trovi. Un camion militare che venne lì, su questo spazio lì, San Bartolomeo. Scesero uno con un Montgomery bianco, con quei bottoni di legno, sai, chivanti. E l'altro era un autista, un soldato inglese con la divisa inglese. Allora papà fece con mamma, dice, questi dei polacchi servivano, perché veniva sempre, i polacchi servivano per raccontarti, per far capire come si dice la lana. Stavano a servigliano come ci stava la nembola, penna uguale. E aveva conosciuto questa povera Irene. E uno se l'era portato a casa perché voleva da bere vino, quello vino. Il papà gliel'aveva dato. Allora ogni tanto veniva più a lui, capito? E allora papà dice, oggi lo vino lo posso perché me lo sono finito. E io sono corso là, dall'aria, lì di San Bartolomeo, e appena l'ho visto, lontano, 100 metri, l'ho conosciuto, che era Jimmy, capito? Allora lui mi è venuto appresso, mi ha abbracciato. Niente più paura ai tedeschi, Lorenzo. Adesso i tedeschi non ci sono più. E lì sarà portato 4-5 sacchi di roba.
a Dinetta de Bella Barba, gli era promesso che gli portava, non mi ricordo che, e gli era tanto simpatica Dinetta de Bella Barba. E perché l'inglese che lui stava in casa mia non stava sempre dentro casa, ma dagli altri uno io altro andato. E ci portavano, perché mamma diceva lì, quando stava a casa, si lavava con un pezzettino di sapone che portava dello suo militare, no? Un pezzettino così, perché il nostro era fatto a casa, era puzzava, come si può dire. E allora mamma gli diceva, mamma, quando io andare in Inghilterra a portare un sacco di palmolive. E ci portava tutte queste cose, stette 6 o 7 giorni, e poi andò via. E poi dopo nel 1946 è tornato, che stava a Trieste. Poi da quella volta non l'abbiamo più visto. Lorenzo, quindi ricordi che oltre a quelli che erano a casa tua a San Bartolomeo, più o meno, sai dirmi quanti altri inglesi erano presenti nella zona? Nella zona vicino a casa mia ce n'era uno da Bella Barba, però non so, non l'ho mai visto, io non l'ho mai visto questo, lo tenia nascosto, lì sotto c'era una stalletta di pietre, a pietre, io portavo a mangiare lì sotto. Questo io non lo conosco, non sapevo come si chiamava, niente. Giù al mulino, da Mangini qua su, dove sta la casa Nino, qui si lì, c'era 5-6, c'era un canadese, era un australiano, uno grosso, uno portava certi muscoli. C'era un indiano dell'India, del Commonwealth, dell'esercito inglese. Quello era una faccetta piccoletta, paria della debilitato, paria. E c'era un'altra nazione australiana, mi pare era. Questi stavano tutti quanti lì in un mulino. Uno stava con Mariglio in regia, era una sofferenza. Abitava di casa lì e cioè, tenia un inglese dentro casa. Invece giù al mulino con la De Mangini, quell'altro, ce n'era uno, si chiamava Giuseppe, era un maresciallo anche lui, un maresciallo non so che specialità, ma era maresciallo. Tornando a questo amico Giuseppe, che stava sempre lì a casa mia, ce n'era sempre 6 o 7 alla sera. Veniva a parlare con quello era un sottufficiale che stava a casa mia, e gli altri inglesi che stavano un po' in giro venivano lì a parlare con lui. E allora mamma alla sera che faceva? Quell'anno c'era tanti conigli, poi senza fare niente, mazzava un coniglio, lo faceva arrosto sulla padella e mangiava quello lì. Jimmy, questo Giuseppe, si chiamava, era uno che parlava in dialetto marchigiano come io, come forse meglio di me. Non si capiva affatto se era inglese o se era un marchigiano, come un contadino, come un cappellaccio mezzo strappato, vestito da civile, gli aveva dato i panni, gli aveva dati i rimediati, di quelli di casa gli si rimediava, capito? Per non farli più portarli in divisa militare. C'era una chiesa vicino a casa mia, tu sai che c'era una chiesa a San Bartolomeo. Questa chiesa aveva una porta con una chiave che faceva tutte le porte della zona. Capita un inglese, forse inglese o americano, perché gli inglesi difficilmente si ubriacava, difficilmente. Era di una serietà, non vado che gli inglesi è peggio di tedeschi come carattere. Però quelli che stava a casa, in campagna, a casa, era di una serietà che non toccava uno senza ordine, una spilla, ma per carità. Capita questo inglese, non so se era inglese, che nazionalità era, c'è la zia, gli fa, io volevo chiave chiesa.
ma ti che fa, dice, io chiave chiesa non ce l'ho. La chiave della chiesa ce l'ha Gramandi, la famiglia Gramandi. E dice, ma io non ti posso dare nessuna chiave. Perché io stanotte dormire in chiesa, gli dice Annarzia, perché Gesù Cristo tedeschi non dire niente se io dormire in chiesa. E allora venne giù, dice, 3-4 scaletti, faceva la porta, sfila la chiave faceva per tutto uguale era, non c'era differenza. Apre la porta della chiesa, ma zia Parmina nel frattempo va più all'acqua, alla Fuccia. Doveva attraversare la strada provinciale e poi doveva prendere là. Quando è arrivata sulla strada provinciale incontra Giuseppe. Giuseppe dice, ma sai Giuseppe stare a casa nostra, un inglese tanto cattivo, gli disse via, no? Dice, volere chiave per la chiesa, lì la chiesa, volere questo, volere quell'altro, sia quasi piagnendo, dice, io la chiave di San Bartolomeo non ce l'abbiamo, ce l'avevamo a Gramanti. Ma chiaro era presto, infatti. Allora questo Giuseppe sentendo così, via viene là, viene da casa. Stavamo lì in corridoio tutti quanti, ecco questo inglese che era preso la chiave che svegliò, e io bocca una botta alla porta senza chiedere permesso, senza niente. E lui guanda sul petto, porco, qui dico di Dio, ma che ci sai quante botte gli dette, porca puttana. Troia, perché diceva Giuseppe, cattivo un inglese, cattivi tutti, dice, non possibile questo contegno, dice, con le persone. E così purtroppo era questa la questione. Con Jimmy è continuata la corrispondenza o per lettera o per telefono per parecchio tempo. Fino al 1975. E nel 1975 purtroppo è morta mamma. E papà gli scrisse una lettera a Jimmy, che era morta mamma, e questo e quell'altro. Questo Jimmy, dopo un mese circa, rispose un'altra lettera scritta in italiano, che l'aveva fatta sicuramente scrivere lui in italiano, capito? E dove ci diceva di essere di condoglianza e tutte queste cose. Ma lui, Jimmy, è venuto in Italia un'altra volta, dopo la questione della guerra, perché lui è andato in Inghilterra, è tornato al reparto, il reparto dove stava quando era stato fatto prigioniero. Però dopo una comitiva è venuto in Italia. C'ho una foto io, una foto del vestito civile, qua su a Rimini, Griccione Rimini, non mi ricordo. È venuto, però a casa nostra non c'è venuto perché ha detto erano in parecchi. E allora dice, sai, ha dato fastidio tutti quanti e così è. Questa è la storia di Jimmy, caro. Come fosse stato uno della famiglia, forse meglio. Forse si trattava meglio a lui. Allora, siamo giunti alla fine di questa intervista e io debbo assolutamente ringraziare Lorenzo per la sua disponibilità e anche per aver dato un contributo davvero eccezionale nel narrare aspetti di quella che fu la tragica vicenda della Seconda Guerra Mondiale in Italia, una guerra scatenata dal regime fascista che segnò il nostro paese di decine di migliaia di morti e di distruzioni. E gli voglio chiedere, Lorenzo, tu pensi che la memoria sia una cosa importante oggi, soprattutto per le nuove generazioni, oppure che debba essere cancellata come molto spesso succede oggi, volutamente per nascondere certi fatti? Io posso dire che la storia è molto importante, ma bisogna raccontarla quella vera, capito?
e non quella conveniente o quella da parte, da parte sua. Bisogna raccontare quella vera, quella, come si può dire, la storia è sempre importante per il popolo, per tutti quelli che viene appresso, per sapere le cose com'era, perché è così, io la vedo in questa maniera.